Il futuro di Simone e Andrea Ganz sarà presto a tinte bianco-azzurre. Chiuso l'affare tra Pescara e Juventus per l'arrivo in Abruzzo dell'attaccante classe 1993, per una cifra che si aggira sui 2 milioni di euro, poco meno, e per un contratto di 5 anni al ragazzo che arriva in riva all'Adriatico a titolo definitivo. Battuta dunque la concorrenza del Palermo, che in realtà aveva provato più un'azione di disturbo sul giocatore, che però aveva da tempo già l'accordo con la società del presidente Sebastiani. Ganz all'inizio settimana sarà a Pescara per sostenere le visite mediche per poi partire alla volta di Rivisondoli, dove si concentrerà la prima parte del ritiro estivo agli ordini di Zdeněk Zeman. Per un arrivo che si concretizza però ce n'è un altro che sfuma definitivamente, perché il centrocampista Matteo Pessina, di proprietà dell'Atalanta, dopo la chiusura dell'affare Conti-Milan, ha scelto sì la Serie B, ma lo Spezia di Fabio Gallo per la prossima stagione. Il ragazzo che ha disputato il Mondiale Under 20 in Corea con la maglia azzurra, dopo aver sostenuto le visite mediche con i biancazzurri, ha preferito accettare la Corte dei Liguri, sempre in prestito dalla società bergamasca. Il Pescara dovrà dunque trovarsi un obiettivo differente. Intanto Mamadou Koulibaly ha sostenuto le visite con l'Udinese, ma il centrocampista senegalese tornerà a Pescara in prestito per un'operazione da 1.800.000 euro più relativi bonus e solamente dall'estate 2018 sbarcherà in Friuli per iniziare una nuova avventura. In difesa sinistra è venuto fuori anche il nome del 19enne scuola Lazio Luca Germoni, l'ultimo anno alla Ternana. Sebastiani ha ammesso l'interesse ma ha escluso l'arrivo e in effetti in quella parte di campo, con Crescenzi e Biraghi ancora a disposizione, non ci sarebbe spazio per un ulteriore tassello. Esattamente come la situazione nella quale potrebbe ritrovarsi Ledian Memushai, da capitano ad alternativa, visto che l'arrivo di Palazzi e la conferma di Koulibaly sembrano già due segnali che di spazio per l'albanese potrebbe essercene di meno. In porta, dopo l'addio di Pigliacelli, destinazione Avellino, probabile che Zeman richiederà espressamente un nuovo profilo da affiancare a Fiorillo, che almeno sulla carta parte con i galloni da titolare.